Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi ragazzi siamo in un video chiacchiericcio perché abbiamo un po' di informazioni, un po' di novità di cui parlare riguardanti il nostro amatissimo The Sims 4. Partiamo subito ragazzi col dirvi che, come anche già ben saprete, martedì 26 ottobre ci sarà una nuova live della squadra dei Sim Guru alle ore 20, ora italiana, dove verrà diciamo discusso un po' il futuro di The Sims 4, perché oltre ovviamente alle varie chiacchiere sulle creazioni di noi amanti di The Sims della galleria, arriverà anche diciamo qualche novità e qualche informazione sugli aggiornamenti che ci saranno prossimamente su The Sims 4. Vi ricordo ragazzi, non sono state date conferme, però vi ricordo che nelle scorse live era stato parlato di diciamo di degli aggiornamenti con l'arrivo, e cito testualmente, me lo sono segnato, arriveranno degli aggiornamenti che andranno a dare più dimensione alla vita dei nostri sim e che sbloccheranno nuove maniere di giocare. Raga, queste robe sempre dette fra le righe, no? Sono quelle cose che un po' a me un po' interessano perché mi creano un po' di curiosità. E poi nuovi modi di giocare o dare più dimensionalità alle vite dei nostri sim è una cosa molto carina, in quanto, cioè, se io mi ricordo, per esempio, quando hanno aggiunto appunto i gusti, che io ho trovato stracarini perché hanno dato dimensione ai sim, mi ricordo anche l'inserimento, diciamo, dei sentimenti piuttosto che di altre robe del genere. Devo dire che ho apprezzato tantissimo perché hanno reso il gioco molto più realistico. Quindi, dare una nuova dimensionalità ai sim, oppure avere una maniera nuova di giocare con i nostri sim, magari, che ne so, attraverso delle storie ben precise o attraverso magari dei piccoli obiettivi che non sono legati all'aspirazione, secondo me sarebbe una bellissima e grandissima aggiunta. Ma ragazzi, le novità non sono finite qui perché arriva, diciamo, nella giornata di ieri, e adesso devo dire che Instagram è pieno di immagini di questo genere, la notizia che per la fine dell'anno, fino alla fine dell'anno, quindi per ottobre, novembre e dicembre, non usciranno nuove espansioni e nemmeno nuovi pacchetti, come possono essere Game Pack o Staff Pack, ma usciranno solo due kit che ci avevano già detto, no? Nello scorso aggiornamento e nello scorso live avevano detto che sarebbero arrivati di qui alla fine dell'anno comunque quattro kit in tutto, due di abbigliamento che abbiamo avuto e poi ne mancano altri due. Cosa ne penso io di questa cosa? Devo dire, sono molto felice che non arriveranno espansioni, non arriveranno game pack almeno per fino alla fine dell'anno. Perché? Perché prima di tutto The Sims 4 è un gioco ormai che possiamo considerare completo, e quindi devo dire che avere del tempo dove non arrivano espansioni ci dà la possibilità di giocare a questo gioco come dovrebbe essere fatto, ovvero mescolando tutte le dinamiche. Perché quando esce un'espansione, ovviamente tutti noi siamo concentrati su quell'espansione, su spulciarla al minimo dettaglio, e poi magari ci dimentichiamo che il gioco comprende tanti altri dettagli, e quindi a volte facciamo delle partite che non sono effettivamente al massimo delle potenzialità di questo gioco. E devo dire che io, con il gameplay che sto facendo, che vi invito a seguire, che ormai siamo alla quinta o sesta puntata, quindi siete in tempo sia per recuperarlo che per agganciarvi alla storia, devo dire che sto riscoprendo un gioco che ho sempre amato, perché appunto è pieno di dettagli, non è un gameplay dedicato ad un'espansione specifica, quindi sono libero di fare quello che voglio. E devo dire che The Sims ha veramente tanta roba, tanta tanta roba da giocare e per non farci annoiare. Ci sono tantissime cose che io non ho visto proprio perché usciva un'espansione dietro l'altra e quindi mi sono perso delle robe. E poi ragazzi, devo dire la verità, l'arrivo dei kit, per quanto io sia un po' scettico rispetto al prezzo dei kit, lo trovo invece, li trovo molto carini, perché appunto danno un'aggiunta al gioco, una piccola aggiunta che però stimola tantissimo la creatività. Basti pensare che gli ultimi due kit, quelli sugli abbigliamenti,
mi hanno dato un modo di pensare a tante storie, che magari poi non metto in pratica, però che mi piace pensare, quindi per sviluppare la creatività. E chi ti arrivano, ci danno un'aggiunta, quindi ci rinfrescano un attimo il gioco, ci aggiungono delle robe, ma non sono così perentorie, diciamo, come invece possono essere l'espansione. Oppure appunto un game pack, eccetera. Preferirei più che altro magari un refresh, che invece non è stato escluso, quindi potrebbe anche arrivare un ulteriore refresh, perché comunque vengono detti sì, usciranno due kit e poi altri aggiornamenti, quindi nulla vieta che in un aggiornamento ci sia il refresh di qualche pacchetto. E io devo dire che dopo il refresh di un giorno alla SPA, che ho apprezzato tantissimo, spero vivamente che arrivi anche un refresh piuttosto che appunto piuttosto che un'espansione e un game pack. Ovviamente, ragazzi, io voglio sapere voi cosa ne pensate di questa cosa. Se siete contenti che non arrivino espansioni per un po' di tempo, così da lasciarci più tempo di giocare ed esplorare ancora meglio questo gioco, oppure se voi siete amanti dei nuovi contenuti ogni mese. Io vi invito a scriverlo nei commenti, vi invito anche a iscrivervi al canale ed attivare la campanella se non l'avete ancora fatto, a mettere un mi piace a questo video e magari a seguirmi anche su Instagram. Vi ricordo, ragazzi, che in descrizione trovate anche un link che vi collegherà automaticamente a Instant Gaming, che è un sito che io utilizzo tantissimo per comprare giochi in maniera scontata. Se lo fate da quel link andrete anche a supportare questo canale, perché il sito, se acquistate tramite quel link, lascerà a me una piccola commissione. Io nel frattempo, ragazzi, vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti!